Vedo collegati il senatore Alberto Bagnai e il deputato Stefano Fassina, l'uno della Lega, l'altro di Liberi e Uguali, entrambi provengono dall'Accademia, con loro e con Timpone cerchiamo di capire dall'Accademia, chiedo scusa, sono entrambi due economisti che vengono dalla università, tra poco con Timpone ragioniamo di tutto, delle ipotesi in campo sulla riforma fiscale. Possiamo andare ai nostri politici, Bagnai e poi Fassina, adesso deve scegliere anche la politica, perché poi la politica dovrà votare il disegno di legge delega, meglio il modello tedesco o meglio intervenire sull'aliquota che colpisce il ceto medio? Bagnai. Buongiorno, grazie per l'invito. La politica è fatta di tanti pezzi. Io e il collega Fassina siamo in Parlamento, in questo momento la palla è al governo e il governo appunto dovrà proporci questo disegno di legge delega. Su quale sia il modello migliore, naturalmente c'è stato un dibattito e ci sono posizioni diverse. Voi sapete che la posizione del mio partito è per la flat tax che fra l'altro offre fra i vari anche il beneficio di una radicale semplificazione del sistema. In questa fase politica il punto di caduta è stato trovato in una potenziale riduzione o semplificazione del numero e dell'entità delle aliquote, proprio per affrontare il tema che il dottor Timpone ha esposto benissimo, cioè lo scalone fra, 26, fra il 27 e il 38% nello scaglione che poi riguarda la classe media, che è poi lo scaglione che si trova a pagare di gran lunga la maggior percentuale di gettito fiscale. Rispetto a quello credo che esista una consapevolezza di tutti, indipendentemente dagli schieramenti politici, circa il fatto di una rimodulazione delle certo. aliquote. L'ipotesi di modello tedesco è stata considerata, come dire, meno praticabile dalla maggioranza, diciamo, delle forze politiche okay. che sono in questa maggioranza. Però, Bagnai, giusto per intenderci, se il modello tedesco, che so che piace invece alla parte più sinistra, tra poco arrivo a Fassina, lei dice è stato considerato meno praticabile, ho capito anche bene che la flat tax rimane nel vostro programma elettorale, la applicherete se vincerete le elezioni, ma non fa parte, è stata tolta dal campo della possibile riforma fiscale che dovrebbe varare il governo Draghi. Guardi, gli interventi sul fisco, intanto lei ha detto una cosa inizialmente corretta, ma mi permetta di fare un'aggiunta. È vero che l'impostazione del nostro sistema fiscale è data ormai di 50 anni, ma ci sono stati interventi anche corposi. Dico io al posto del collega Fassina che per esempio anche il ministro Visco fece degli interventi abbastanza ambiziosi di riforma verso l'inizio di questo secolo, ormai possiamo parlare di inizio del secolo. Quindi questo per dire che naturalmente noi adesso insisteremo per andare avanti sulla strada di una riforma che soprattutto semplifichi la vita al contribuente e se possibile alleggerisca certo. anche il carico fiscale. Dopodiché naturalmente non è che questa è, diciamo così, una riforma tombale, e la materia fiscale è sempre aperta al confronto politico e quindi... Bagnai, perché è così difficile semplificare il fisco in Italia? La Germania, per quello che ci raccontava l'imprenditore, sembra un modello irraggiungibile. Ma guardi, intanto c'è un convitato di pietra, un elefante nella cristalleria, non so, scegliete voi la metafora adatta, che è tutto il tema delle spese fiscali. Infatti non vorrei usurparle il lavoro, ma sarebbe molto interessante, sinceramente, genuinamente interessante sapere dal nostro imprenditore che ha deciso di scegliere un altro paese europeo per svolgere la sua attività, come sono messi lì con il sistema delle deduzioni e delle detrazioni, in quanto che va ricordato che è principalmente quel sistema che contribuisce in modo in alcuni casi determinante ad assicurare l'effettiva progressività del sistema fiscale.
In altre parole, vorrei dire, ricordo a me stesso, come dicono i politici per fingere di essere umili, che la progressività non è garantita solo dalle aliquote. Quindi in questo senso, per esempio, il tema del concentrarsi sul modello tedesco, ovvero su una progressività continua dell'aliquota, è un tema sicuramente importante, non voglio metterlo in secondo piano, ma il vero tema che la politica dovrebbe porre a se stessa è: si vuole intervenire con una semplificazione, non dico con una riduzione, ma con una semplificazione del sistema delle spese fiscali? La mia risposta in questo caso è che nelle condizioni politiche date, e sono d'accordo assolutamente in questo con l'onorevole Fassina, direi purtroppo no, perché occorre una maggioranza estremamente forte, estremamente certo, coesa anche ideologicamente, per fare un intervento che fatalmente verrebbe visto da alcuni contribuenti come una lesione dei loro interessi, e quindi questo, diciamo, ci fa girare intorno a un allora, visto tempo. Che è stato... E da qui deriva anche la complicatezza, ecco, mi scusi, certo, torno sul punto della complicazione, perché il grosso della complicazione di fare la dichiarazione dei redditi non è capire quanto guadagni e che percentuale applichi, ma entrare certo nel mare magnum delle deduzioni e detrazioni. Telegraficamente, per titoli 40-60 miliardi, come si recuperano? Perché l'ipotesi è si abbassano le tasse ad alcuni, si alzano ad altri. Noi non siamo molto d'accordo con questo approccio, fermo restando che siamo del parere che il sistema fiscale deve essere, il sistema tributario debba essere improntato a criteri di progressività, perché così dice la Costituzione, che è la nostra carta fondamentale e ad essa ovviamente noi ci adeguiamo. Intanto però mi pare che sul conto totale di 40 miliardi diciamo così, ci siamo tenuti larghi. Consideriamo che, come diceva giustamente l'imprenditore che ha aperto il primo servizio, quell'imprenditore veneto, nel caso dell'IRAP in parte il gettito viene recuperato perché l'IRAP viene trasferita su addizionali IRES, e voi direte vabbè, allora è la stessa cosa. No, non è esattamente la stessa cosa, perché l'IRAP si paga anche se l'impresa va in perdita, mentre l'IRES, certo, essendo un'imposta sui redditi, si paga solo se l'impresa guadagna. Quindi capirete che questo è un presidio contro la prociclicità delle regole fiscali che abbiamo, cioè la prociclicità significa che quando già stai male ti danno una mazzata, e questo secondo noi andrebbe evitato per favorire la resilienza, come oggi si suol dire, del tessuto economico. Allora, poi vorrei fare un'altra osservazione: noi abbiamo trovato 150 miliardi l'anno scorso, dove li abbiamo trovati? E quando la Germania fece una riforma importante del suo sistema fiscale, più esattamente contributivo, nel 2002-2003, sforò il limite del 3% del deficit. Certo. Questo noi non ce lo ricordiamo, ma questa cosa venne giustificata dicendo che era stata fatta un'importante riforma strutturale. Il presidente Maratin ha espresso, e qui chiudo, durante i lavori della Commissione, l'idea che una parte del finanziamento di questa riforma si può anche avere rientrando meno rapidamente dallo sforamento di bilancio che si è fatto, anche perché riteniamo che se l'economia riprende a crescere, la riforma poi si finanzia da sé. Certo, Timpone faceva riferimento al prelievo fiscale sulla benzina, però davanti ai nuovi rincari sulle bollette dell'energia pesa tanto anche la tassazione per le emissioni di CO2. La transizione ecologica porterà nuovi costi che si scaricheranno sui consumatori. Ma guardi, intanto concordo con l'osservazione finale del collega Fassina. La sostenibilità sociale forse precede in qualche modo quella ambientale, nel senso che se ci ammazziamo fra noi poi l'inquinamento diventa un problema relativo. Però se permette vorrei fare due osservazioni fulminee su una cosa che è stata detta prima dal professor Cottarelli. Intanto c'è il tema destra-sinistra, non ci mettiamo d'accordo, la riforma non è ambiziosa. Voglio anche dire che dal punto di vista politico lo capiscono tutti, non è che se va una destra forte e fa una riforma di destra
o viceversa una sinistra forte fa una riforma di sinistra, abbiamo risolto, perché poi quando il panorama cambia bisognerebbe disfare la riforma. Quindi una riforma è sempre una materia di compromesso. Perché non sono indicati i costi nella proposta parlamentare? Ripeto, io aiuto, se posso, chi ci ascolta a capire che non esiste la politica, ma esiste il governo e il Parlamento. Il governo ha gli uffici perché ha i ministeri faranno le quantificazioni, il Parlamento più certo. di tanto non è nella possibilità di fare quantificazioni così adeguate. Sul tema della della minimum tax globale del 15%, giustamente il professor Cottarelli diceva di cosa, il 15% di cosa, ma presumibilmente degli utili, ma c'è anche un altro problema, dove, cioè dove si paga, perché gli utili possono essere trasportati da un paese all'altro, dalle multinazionali, e sì. c'è anche il tema di capire dove è che la multinazionale deve essere Chiaro. Tassata. Però volevo... Se le grandi... Volevo avere il suo parere rispetto all'impatto che su i nostri consumi, partendo anche dal caso specifico delle bollette, può avere una tassazione che tutti ritengono sacrosanta, quella della, legata alle emissioni della CO2. Peraltro l'impatto è già stato contenuto dal governo, se no avrebbe avuto avrebbe portato a rincari ancora più alti. Noi abbiamo affrontato questo tema nel nostro atto di indirizzo e abbiamo cercato di orientarlo nel senso di incentivare chi inquina di meno anziché punire chi inquina di più, per il semplice motivo che molto spesso chi inquina di più appartiene già a categorie fragili. Basta pensare, insomma, che l'auto ibrida o l'auto elettrica non può necessariamente permettersela una persona che appartiene agli scaglioni più bassi di reddito. Quindi il senso è questo. In generale sono un po' preoccupato, e non sono il solo, verso certi obiettivi molto ambiziosi e molto ideologici di abbattimento delle emissioni, che mi sembra che in generale, per quanto siano lodevoli, non vanno esattamente negli interessi del nostro sistema industriale e neanche dei nostri consumatori.